confermato il boom di presenze annunciato alla vigilia. Bilancio più che positivo dal punto di vista turistico per il Ferragosto, come conferma la presidente dell'AIA, l'Associazione Albergatori di Rimini, Patrizia Rinaldis. Un bilancio sicuramente positivo. Gli alberghi erano tutti al completo, quindi con molta soddisfazione di tutti gli operatori. Ferragosto è sempre stato molto positivo per il nostro territorio. Quest'anno si sta prolungando un po' per tutta la stagione, sia dei weekend, ma soprattutto durante la settimana, con un numero molto elevato di presenze e di richieste che vediamo che continuano ad arrivare anche all'ultimo momento. La Riviera ha fatto il pieno di turisti, quindi molti gli italiani, anche quelli dell'ultimo minuto. Ma ciò che piace ancora di più agli operatori sono le presenze dall'estero, che quest'anno superano quelle registrate nel 2016, anche se per i dati ufficiali bisognerà tuttavia aspettare settembre. Quello che registriamo è che comunque presenze, abbiamo visto presenze francesi, svizzere, un ritorno anche dei russi, quindi anche paesi dell'est, ecco, questo abbiamo visto che c'è stata maggiore richiesta rispetto all'anno scorso, quindi probabilmente la percentuale di internazionalizzazione dovrebbe essere più alta rispetto agli altri anni.